Jesina più forte delle contestazioni, Giulianova che continua la sua tradizione negativa in questa stagione dove non ha ancora vinto una sola gara in trasferta. Dai giallorossi ci si sarebbe aspettato qualcosa di più da questa partita, invece il solito Giulianova, primo tempo scialbo, mister Gelsi rispolvera Sborgia in difesa dopo averlo lasciato per lungo tempo, forse troppo, tra la panchina e la tribuna. Solito 4-2-3-1 con Rufo punta centrale, Giampaolo, Pellecchia larghi sulla tre quarti favorendo anche l'inserimento di Emili. Trudo e Ragazzi assieme a Frulla, gli elementi da tenere d'occhio in casa Jesina, dove c'è un clima teso con i tifosi che contestano il tecnico Bugari e la società con un eloquente striscione. Fasi di studio iniziali, poi Jesina più intraprendente al decimo tiro di Frulla senza pretese. Gara condizionata anche da un terreno di gioco viscido e due formazioni ben chiuse a centrocampo. Al 24esimo il Giulianova rischia grosso, da un proprio angolo scaturisce il contropiede dei Leoncelli con un 4-1, palla giocata in malo modo dai locali che consentono ai giallorossi abruzzesi di recuperare. Al 26esimo chiusura di Proietti su Ragazzu, che un attimo dopo, su una punizione battuta velocemente, non in corna, a due passi dall'estremo ospite. Nel finale di tempo da segnalare questa rovesciata di Rufo con la palla che termina al lato, il direttore di gara manda le due formazioni negli spogliatoi per la pausa, ma dal Carotti partono fischi all'indirizzo dei biancorossi. Nella ripresa la musica cambia, il Giulianova non tirerà mai in porta tranne su un calcio di punizione di Giampaolo che Nio si alza oltre la traversa. Il vantaggio locale arriva all'ottavo. Errore a centrocampo degli ospiti, Frulla ruba palla per Trudo che va a servire Ragazzu. L'attaccante biancorosso deve solo spingere la sfera in fondo al sacco. Il Giulianova nell'arco di pochi minuti perderà Ferrante, che non doveva neppure giocare per via della febbre, e De Cerchio per infortunio. Con il vantaggio acquisito i padroni di casa giocano in scioltezza e trovano anche ampi spazi per far male ai giallorossi, soprattutto alla mezz'ora con Strappini, ma non sarà l'unica situazione di pericolo costruita dai marchigiani. Al 34esimo Giampaolo chiede il calcio di rigore, ma l'arbitro vede solo la caduta accentuata del trequartista della formazione di Gelsi e decide anche di allontanare dalla panchina Fabrizio Pisano, vice di Gelsi, per proteste. Jesina che chiude i conti al 37esimo, angolo e incursione di Frulla, lasciato colpevolmente libero di calciare. A quel punto i pochi tifosi del Giulianova lasceranno il Carotti, dopo aver incitato la squadra anche sotto di una rete. Per i Leoncelli tre punti pesanti, che sanno di salvezza anticipata. Per il Giulianova una sconfitta che invece sa di retrocessione, solo la matematica tiene in vita i giallorossi. Il primo gol è stato un errore nostro, ho sbagliato un passaggio limite a metà campo, ho preso una ripartenza. Non si può concedere determinati regali a una squadra che sappiamo che sa solo ripartire. Il Giulianova ha fatto secondo me una buona partita, specialmente il primo tempo, il secondo non è mai perso la testa nonostante poi avuto un gol su calcio piazzato. Però i ragazzi che gli possono rimproverare solo di avere dato tutto, però purtroppo questo è, in questo momento qua gli episodi ci condannano costantemente, tutti i giorni, tutte le domeniche. Questo è il cambio di Ferrante? Il cambio di Ferrante, aveva la febbre a 38 Ferrante. Da ieri sera aveva fatto febbre a 38, quindi non si sapeva neanche se giocava dall'inizio. Ha voluto stringere i denti, quindi un plauso a Ferrante per l'apporto che ha dato fino a che ce l'ha fatta. Ci crede ancora nella sua? Io ci credo. Ditemi voi se non posso crederci dopo prestazioni del genere. Cioè, veniamo a Jesi, quante occasioni ha avuto la Jesina? L'andiamo a contare su una mano, forse. Primo tempo l'ha detto il signore, abbiamo avuto noi due palle gol, non siamo riusciti a mettere dentro, e per un errore nostro prendi gol, poi dopo valla a raccontare, è normale che la perdi la partita, tutto qua. Io ci credo, come ci credono i miei ragazzi. Il mio collaboratore ha detto solo esclusivamente che ogni volta che fanno un fallo gli altri urlano, ogni volta che si buttano per terra, e l'ha cacciato dalla panchina, queste sono state le parole del mio collaboratore. Solo basta urlare ogni volta che c'è un fallo. Fallo, fischio, va bene, ha fischiato, però ogni volta che urli sembra che gli abbiano rotto una gamba ogni volta. Solo questo ha detto il mio collaboratore, penso che non sia una frase dove essere cacciato dalla panchina. No, perché visto che era in concomitanza quasi con l'episodio del rigore, pensavo che... No, assolutamente no.